Ragazzi, allora oggi è il giorno peggiore. C'è il tizio che sta tagliando l'erba, c'è il tizio che sta posando le foglie, c'è i lavori in quel edificio lì. Ci sono due elicotteri che stanno facendo il giro. Io non so più cosa fare. Devo licenziare qualcuno? Devo licenziare qualcuno. Raghi, non potevo aspettare di tornare a casa, vi devo troppo scartare questo calendario dell'avvento perché Mark ha pensato di fare un outdoor e di spacchettarlo qua con in sfondo la Tower Bridge. L'unica cosa è che ovviamente siamo all'aperto, quindi fate attenzione solo a quello che vi dico io. Ci saranno tutti i rumori della città, ma questo sarà un video epico perché appunto verremo interrotti. Ma è questo il bello della diretta. Siete pronti? 3, 2, 1, sigla. All I want for Christmas is un nuovo calendario dell'avvento, possibilmente super costoso. E questa volta è super costoso. Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video made in UK. Siamo a Londra perché sono corso subito qua soltanto per prendere questo calendario dell'avvento. Io ve lo dico subitissimo, ho speso più di tutti gli altri calendari dell'avvento messi insieme. Perché voi direte: Cristiano, ma sei un idiota, ma che hai preso il calendario dell'avvento di Harrods? E no, e no, sono andato da Harrods semplicemente perché nel reparto beauty, se avete visto i vari video un po' più shorts tiktoktani, e già lo sapete, c'era questo. E l'ho preso qui a Londra perché in Italia non c'è, almeno al momento in cui sto registrando, sul sito in italiano non è disponibile questo calendario dell'avvento. E quindi ne ho approfittato. Volete sapere qual è? 3, 2, 1, eccolo qua. E al contrario, lo sapevo. Ho preso il calendario dell'avvento La Mer Beauty o comunque skincare. E voi direte: ma Cristiana, ma La Mer dovrebbe essere francese. Lo so, sono a Londra, raga, e c'era. Avevo paura di non trovarlo perché da Harrods il sito era out of stock. E ho detto: vabbè, proviamo uguale. Era disponibile. Il prezzo di questo calendario dell'avvento, ragazzi, è da far venire la pelle d'oca. Infatti anche Mark ha bestemmiato in aramaico quando lo ha scoperto. Se sentite un po' di rumore, raghi, siamo qua all'aperto e in questo momento c'è un elicottero che mi è venuto a prendere perché mi sto sentendo male. Da quanto ho speso? Bando alle ciance, ciancio alle bande, 470 sterline, che al momento del cambio, quando l'ho pagato, in euro era super giù, 558 euro, vi metto la foto poi qua. E voi direte: vabbè, boia Cristian, 470 sterline sto coso, ci saranno 800 milioni di caselle. E no, perché ce ne sono solo 12. 12 caselle, però è La Mer. Il prezzo è esorbitante, raghi, però si tratta di La Mer, che dovrebbe essere una delle più, come si dice, rinomate marche per quanto riguarda creme di beauty e skincare, insieme anche a Sisley Paris. C'era anche quello, ma vediamo come va questo video. Se mettete like, per favore, fatemi riprendere almeno 50 euro, perché qui vado in bancarotta veramente. E io ho scoperto La Mer grazie a Sephora Italia, ok? Perché l'altro, due inverni fa, mi serviva una crema per le mani. Io sono andato da Sephora e gli ho detto alla commessa: guardi, mi serve una crema per le mani perché ho le mani tutte screpolate, quale è la migliore? E lei mi ha detto: guarda, ci sarebbe questa di La Mer, poi ve la faccio vedere quando sono a casa. È tutta buona, tutta carina, è super buona, me l'ha fatta provare. E io: no, vabbè, innamorato. Ovviamente non ho chiesto il prezzo perché io sono un po' un idiota, no? Sono andata alla cassa, era anche scontata, 96 euro. E lì ho detto: stica. E questa è la storia di come ho scoperto il prestige di La Mer e soprattutto il costo esorbitante. Quindi potete capire, se una crema per le mani mi costa... questo è tutto bloopers. Se una crema per le mani da 100 ml mi costa 96 euro scontata... potete immaginare 12 caselle del calendario dell'avvento? Io spero solo che non ci sia neanche una mini size, nemmeno un tester, perché se no, men cavolo. Anyway,
abbiamo fatto questa lunghissima introduzione, andiamo a vedere come è fatto il calendario dell'avvento, togliendo la carta. Ovviamente dietro ci sono tutte gli spoiler, ma noi non lo facciamo vedere perché vogliamo la sorpresa. Il calendario è questo qua, si apre così a finestrella. E one e two. Sì, ora c'è anche l'aereo. Mi fate lavorare. Togliamo la carta, eccole qua. Le 12 caselline. Ma sono molto ine, quindi questo mi preoccupa. Ma sta facendo proprio il giro qui sopra. Vabbè, urlerò un po' di più. Scusate, raga, però guardate che location. Anyway, eravamo qua. Questo è il calendario dell'avvento. Zoom, fallo vedere un po' così. Ah, abbiamo un nuovo videomaker, un nuovo cameraman, ed è Mark, quindi spero che sia bravo. E abbiamo, sì, 12 caselle e li andremo a scartare subito, se non prima. Mi hanno dato anche dei campioncini che, vedendo le caselle, sono quelli che sono dentro il calendario. E abbiamo The Moisturizing Cream, che è questa qua. E poi cosa ci ha dato? Un'altra Moisturizing Cream. Ci ha dato due campioncini uguali? Dai, 470 sterline, ricordiamocelo. Però andiamo a vedere. Oh, ok, la cremetta è questa. Almeno è chiusa. Buona, buona, sta proprio di pulito. Ci mancherebbe altro. Però, per farmi un'idea, no? Questa quant'è? 7 ml, ricordiamocelo, 7 ml. Ed è un campioncino regalo. Andiamo ad aprire finalmente questo benedetto calendario dell'avvento. Casella numero 1, donde estás? Donde estás la casella numero 1? Eccola qua, ed è abbastanza grande, questo lo posso togliere in questo momento. Notare anche come la palette di colori mi sta bene. Anyway, andiamo a prendere la numero 1. Oh, questa almeno è incartata, raghi. Cosa abbiamo? Che cosa abbiamo? Oh, abbiamo un'acqua micellare, ragazzi, per pulirsi il viso. Carina, dai, come inizio. Questa è un 30 ml, quindi ci può stare. Ora, devo andare a controllare sul sito quanto costano i vari prodotti singoli per vedere poi se ne vale la pena oppure no. Ma se voi conoscete tutti i prezzi a menadito, fatemelo sapere e giochiamo insieme. Anyway, questa è la prima casellina, acqua micellare di La Mer 30 ml. Andiamo a trovare la casella numero 2, che è qua, ed è grande anche questa, quindi speriamo in un 30 ml. È questa qua, scartiamola e andiamo a vedere cosa troviamo. Oh, raga, c'è un elicottero che sta girando qui da 3 ore, scusate, spero che la mia voce si senta. Anyway, cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la lozione di trattamento, che non so cosa sia. È questa qua, raghi, ed è un 30 ml anche questa boccettina. Dove è andata? Sì, ci sta. Non so che cosa sia lozione di trattamento. Sarà una specie di pre, che te lo metti prima di iniziare la skincare. Però carino, dai, sicuramente questa costerà 800 miliardi di euro. Casella numero 3. La numero 3 è questa ed è un po' più piccolina. Chissà se stanno andando in ordine, tipo dal primo che devi mettere all'ultimo. Corri, corri. Certo, è più la carta che ci hanno messo. Ok, questo è piccolino. Abbiamo un siero, il siero rigenerante. Oh, questo mi serve sicuramente. L'unica cosa è che è un 5 ml, è meno del campioncino che ci hanno regalato. Vi rendete conto? Però è questo qua. Il packaging è il classico suo. E ovviamente, eccola qua, crema bianchetta, si vede? Ok. E super profumella. Mi piace. Speriamo che mi rigeneri un po' le finanze, perché non si sa mai. Chissà quanto dura, però super carino, mi piace, dai. Peccato che è un 5 ml, raga, però almeno un 7 come campioncini.
Però è super profu, adoro. Siamo arrivati alla 4. La 4 è qua. E andiamo a vedere se tanto mi dà tanto. Anche questa è piccolina, raga. No. Perché? Perché? Ora che è spassino? Stavo facendo... Allora, abbiamo un... Siero idratante rivitalizzante. Quindi è simile all'altro, però questo è rivitalizzante. Anyway, è sempre un 5 ml. E io m'ammazzo, raga. Ricordiamoci quanto è costato, eh. Oh, dove è volato? Così. Ok, questo è un po' più liquido rispetto al precedente. Però il profumo è simile, ok? Sa molto di pulito, meno male. Però 5 ml, ricordiamoci. Dai, è meno di un campioncino. Siamo a 2,5 ml su 4. Ne vale la pena? Ne vale la spesa? Non lo so, per il momento vediamo. Casella numero 5 è questa qua e finalmente è un po' più grande, ok? Andiamola ad aprire. Oh, un'altra cremina sicuro, eh? Questa però io spero che non sia un 5 ml, spero almeno un 10, in un 15, perché se no è la fine, raga. 15 ml, abbiamo la maschera rivitalizzante intensiva. Abbiamo trovato la nostra prima maschera, è questa qua. Solo che se io me la devo mettere nel viso, vale per una volta, perché quanto è piccolina sta roba. Io non ci credo che tutta... Ok, bianchetta anche questa. Questa è quasi inodore, però è un po' sbrilluccicante rispetto all'altra. La prenderemo e ce la metteremo così. Ma proprio così, 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 perché è impossibile, raga, dai. Anyway, stavo dicendo, proveremo tutto una volta tornati a casa, se me lo passeranno in aeroporto. Siamo comunque arrivati alla casella numero 6, che è questa qua, ed è piccolissima, ragazzi, e io ho paura di trovare il campioncino che ci hanno regalato. Vuoi scommettere? No. Oh, abbiamo la crema concentré per les yeux, per gli occhi, ed è questa qua. Quindi voi sapete se troviamo una crema per gli occhi, per me è sempre perfetta, perché bisogna provarle tutte. La crema per les yeux è fatta così, e questa, vabbè, ci può stare che è piccinina, perché comunque tutte le creme, devo urlare di più? Sono quelle per gli occhi, sono così, massimo un 15 ml. L'unica cosa è che, ok, sì, buona, ma questo è un 5 ml. Meno del campioncino che ci hanno regalato. Dico solo questo. Siamo arrivati a metà calendario dell'avvento. Numero 7, la numero 7 è grande. Devi guardare perché mi sa che lo stai mettendo così. Quindi, corriamo ora che è stato zittito. Corri! Oh, abbiamo una crema 30 ml e questo è il trattamento per le mani. È la mia crema! È la crema mia! Quella che ho comprato per le mani, solo che la mia è grossa così da 100. E questo è un 30 ml. Vabbè, per chi non ce l'ha, se lo può comprare. Però ci sta, dai! 30 ml è un po'... qualche mese ti dura, se non te la metti proprio tutti i giorni. Casella numero 8. La numero 8 è qua ed è piccolina, però c'è un nastro. Quindi, che ci vuole dire la Mer? Che è una casella speciale? Speriamo. Vedo proprio di sì. Credo proprio di sì. Oh, che cos'è questo? Pour les œuvres. Abbiamo lo scrub per le labbra. Scrub per le labbra rosino. Ed è fatto così, ok. Carino. Almeno il packaging è super carino, raga. Cioè, nel senso, perché mi sono tagliato? Ok, è fatto così. E ovviamente poi la prendete con le mani e vi scrubbate tutte le labbra. E questo è un 15 grammi. Ci può stare. La grandezza ci sta. Bello. Casella numero 9, anche questa c'ha il wrap, diciamo,
E quindi sarà una casella speciale, speriamo. Dopo lo scrub per le labbra abbiamo il balsamo labbra, ed è questo qua. Anche questo è un... no, questo è 9 grammi. Ok, apriamolo giusto per capire. Belleno, questo è bianco, fatto così. Mancano solo 3 caselle. Siamo alla numero 10, che è grande. E andiamo a vedere, ci sarà un altro trattamento labbra? Speriamo di no, perché ne abbiamo già trovati 2. Anyway, andiamo a vedere, perché questa è un 30 ml ed è una crema per il corpo, ed è fatta così. È simile, ve lo dico io, a quella per le mani. L'unica cosa è che appunto ha un profumo un po' diverso ed è di questa consistenza. Ed è di questa consistenza. Però un 30 ml. Buona. Ti rendi conto che quello è passato qui? Andiamo adesso alla penultima, che è la numero 11. Ed è piccolina qua, però c'è il fiocchettino, quindi chissà. Oh dai, questa deve essere una size normale, per forza. È una size regular. E abbiamo The Moisturizing Soft Cream. Ok, la crema rigenerante soffice. Ed è così. Il boccettino è duro ed è un 15 ml. Andiamo a vedere. Sì, ci può stare. Come size io voglio queste, io pretendo queste size per un calendario dell'avvento. Non ti dico mettimele da 100, ma questa va bene, non 5. Ridendo, scherzando, bestemmiando per il casino, siamo arrivati all'ultima casella. La numero 12 è questa qua, è piccola, ma c'è sia il fiocco e sia c'è il disegno di... un portachiavi la mer. Io spero di non trovare sinceramente un portachiavi, perché se no lo tiro nel Tamigi. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, andiamo a vedere. Ultima casella, 12esima. Cosa ci sarà qua dentro? Ah, abbiamo una crema, meno male, guarda, me l'ha presa male. Abbiamo una moisturizing cream ancora. Ah no, però questa è rigenerante e basta. Ed è una 15 ml. È fatta così, uguale spicciché a quell'altra, solo che è un po' più compatta. Ok raga, ma che dire, fossero state tutte così rispetto al 5, allora sì, io rimanevo soddisfatto della spesa di questo calendario dell'avvento, perché vi ricordo, ok che è la Mer, ok che è una delle marche, no, di beauty più costosa che esiste sul mercato, ma questo calendario dell'avvento è solo 12 caselle, quindi io mi aspettavo nemmeno una mini size. Anche perché vi ricordo che le mini size che sono all'interno di questo calendario dell'avvento sono più piccole di quelle che mi hanno regalato come campioncino omaggio. Vabbè, allora, che dire follettini e follettine? 558 euro al cambio di oggi, poi cambierà, non si sa. In Italia al momento ancora non è disponibile, quindi io sono volato qui a Londra per averlo. Vale la spesa? Secondo Mark vale la spesa? No. Però dai, qualche crema 30 ml, 15 ml c'è. Mi dispiace, io lo devo bocciare questo, semplicemente perché ho trovato 5 ml. E quanti erano? 2? 3? 3 caselle su 12 mi sembrano un po' tante, soprattutto se questo calendario costa quasi 500 sterline. Anyway, l'ultima parola ce l'avete voi, fatemi sapere qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questo calendario dell'avvento esclusivo La Mer, e se, meno male che in Italia non c'è, perché così vi salvate raghi. Boh, ne vale la pena? Vale la spesa? Qua sotto i commenti sono sempre aperti, e soprattutto se c'è qualche esperto di La Mer che sa tutti i prezzi delle varie creme, faccia il calcolo di quanto può valere in realtà il calendario
e se vale di più o di meno di quello che abbiamo pagato. Mettete mi piace a questo video, please, per farmi riprendere almeno i soldi, che questo è il calendario veramente più expensive che abbiamo mai acquistato fino a questo momento. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Per oggi è tutto, da questa location esclusiva. Non farò mai più video con tutto il casino, spero che mi si senta, ma l'importante è quello. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Raga, ciao, sono il Cristiano del futuro che sta editando questo video. Innanzitutto mi voglio scusare per il casino di sottofondo, ma la location vale la pena e spero che vi abbia fatto piacere questo cambio un po' così. Volevo concludere questo video con delle precisazioni, perché ovviamente sono andato a ricercare tutti i prezzi delle size che ci sono sul sito, oltre a quelli che abbiamo trovato, e facendo un calcolo veloce, se ci dovevano mettere tutte le size più piccole che sono presenti sul sito, delle 12 caselle che sono invece presenti sul calendario dell'avvento, il prezzo totale doveva essere 2.135 euro, ok? Mentre le tre size che sono normali, che ci sono sul sito e sono anche sul calendario, cioè il lip balm, lo scrub e anche l'ultima crema, solo queste tre valgono 265 euro. Ho visto anche, tra le altre cose, ho provato ad acquistarlo ora, che da oggi c'è anche in Italia, è disponibile anche in Italia il calendario dell'avvento, e sul sito c'è scritto che costa 510 euro, quindi ho preso l'inculé, quindi ancora di più dovete per favore interagire con questo video, mettete mi piace, commentate, fate più commenti, condividetelo su WhatsApp con le vostre amiche e offendetemi, fate quello che vi pare, però un minimo fatemi ci riprendere la spesa, anche solo il viaggio, ok? Perché se sapevo che sarebbe uscito anche qua in Italia, ne avrei comprato un altro. Fatto sta che tutto sommato, vedendo i prezzi reali delle creme, io non mi sento di dire che questo calendario è un flop, ma probabilmente è un top. L'unica cosa è che dissento un po' delle mini size, perché 5 ml mi sembra un po' poco, nonostante il prezzo e nonostante soprattutto che i campioncini che ti regalano sono da 7, mettimici almeno quelli da 7, mettimeli da 10, fanne alcuni appositamente solo per il calendario, così anche una cosa un po' più esclusiva. Non lo so, però tutto sommato questo calendario alla fine mi è piaciuto, anche se strapagato. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate. Adesso vado a letto, volevo soltanto dirvi queste cosine.